In questa puntata, città future tra paradiso e inferno. Se ne parla Urbania, Festival Internazionale di Urbanistica a Bologna. Al centro la città che nel futuro può diventare inferno o paradiso. In sintesi, l'insieme delle storie e prospettive dello scenario metropolitano contemporaneo. Un mosaico di contributi per parlare di economia, vita e scrittura sulla città. È Urbania, Festival Internazionale che per 3 giorni, dal 29 al 31 gennaio, ospita in sala borsa, intorno a questi temi, urbanisti, architetti, politici, scrittori, fotografi, artisti, pubblici amministratori. Idee e storie per una nuova urbanistica partecipata. Il Festival Internazionale Urbania è promosso dalla provincia di Bologna in collaborazione con l'Urban Center. Stiamo cercando sostanzialmente di coniugare due aspetti importanti dell'attività della nostra amministrazione. Da un lato quella della programmazione, della pianificazione, della progettazione dei principali, come dire, aspetti del nostro territorio metropolitano. Dall'altro lato sviluppare, così come stiamo facendo con questa quarta edizione, anche un momento di approfondimento, di confronto anche divulgativo su temi come quelli appunto dell'urbanistica, spesso relegati agli addetti ai lavori, invece assolutamente importanti e determinanti per lo sviluppo del nostro territorio, delle nostre comunità, delle persone, del sistema sociale, del sistema economico della nostra realtà. Dall'emergenza abitativa al consumo di suolo, dalle politiche di risparmio energetico a quelle per la tutela del paesaggio, Urbania diventa punto di sintesi per i progetti futuri. Ogni anno ci troviamo per capire e comprendere quello che accade nelle nostre città, non solo nelle città in cui viviamo in Emilia-Romagna, in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Ricordiamoci che questa crisi economica è nata proprio in questo ambito, nell'ambito dell'alloggio. Dell'alloggio che ha determinato poi quello che sotto il profilo finanziario è stato chiamato la bolla immobiliare americana. Incontri per esplorare le città possibili, diverse, le storie che vi si sviluppano. L'urbanistica incide sulla qualità della vita. Jeremy Rifkin, importante economista che ci aiuterà a comprendere il rapporto fra economia, città e ambiente, così come abbiamo altre personalità del mondo della cultura. E poi ci sono altri appuntamenti con Alessandro Aravena, cileno, che ha vinto il Leon d'Oro all'ultima Biennale di Architettura di Venezia. E poi c'è un appuntamento che ha particolare interesse per noi perché è un documentario che racconta quello che accade in alcune città d'Europa relativamente al tema della casa. Quando mio figlio ha detto: "Babbo, mi costruisco la casa", bene, dico, vengo anch'io, ti do una mano. Barcelona crece sobre sí misma, no tiene suelo que urbanizar. Barcelona se construye a partir de regenerar su propio tejido. Una casa senza però un tentativo di coesione sociale nuova, di recupero dei vecchi valori di solidarietà, significherebbe poco. Questi gli appuntamenti in calendario per la provincia di Bologna.